Ciao amici, oggi ringraziamo Tao Visual, l'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti che ogni giorno ci segue, ci guida, ci ispira per svolgere in modo professionale la nostra attività. Oggi vi voglio spiegare l'analogia che c'è fra uno chef e il fotografo professionista. Se tu decidi di coccolarti, vai in un ristorante figo dove c'è uno chef importante. E ti lasci guidare dallo chef proprio nel gustare i suoi piatti, le sue creazioni. E poi dopo non è che tiri fuori il sacchettino dalla tasca e vai dallo chef e gli dici: "Mi scusi, signor chef, mi può mettere in questo sacchettino gli ingredienti del suo piatto e il fogliettino della sua ricetta?" Allo stesso modo, se decidi di coccolare la tua immagine, ti rivolgi allo studio fotografico, dove c'è un fotografo in gamba. E perché poi dopo gli chiedi il semilavorato, il file digitale, per poi andare a casa o in un centro commerciale e fare le stampine? È come chiedere allo chef di metterti i suoi ingredienti nel sacchetto e il fogliettino della ricetta. Il fotografo in gamba ti fornisce la ricetta impiattata, finita. Il fotografo professionista, oltre a curare il rapporto con il soggetto, a curare la ripresa, dopo nel suo studio interpreterà il suo scatto con luci, colori, cromie, e poi ti fornirà lo scatto finito su una stampa fotografica e quindi anche lì curerà la qualità della stampa, sceglierà il supporto migliore, più duraturo. Quindi il fotografo è come lo chef della fotografia. Tu, rivolgendoti al fotografo professionista, ti rivolgi a colui che ti dà un lavoro finito, un piatto già impiattato, una ricetta già impiattata e non un takeaway o un sacchettino con tutti i suoi ingredienti e il fogliettino della ricetta. Ciao, grazie e a presto.